Ciao ragazzi, prima di cominciare il video vorrei scusarmi per essere stato inattivo questi giorni, ma ho avuto delle cose importantissime da fare e fra l'inizio della scuola, fra un esame di patente che si avvicina, fra i miei genitori che comunque avevo da fare e parenti a casa, e tutti casini del genere, non sono stato in grado di registrare o di shippare video, quindi perdonatemi in anticipo e potremmo anche iniziare. Grazie della pazienza, ladies and gentlemen, a voi il video. Salve a tutti, ladies and gentlemen, e bentornati su TeslaGrad. Abbiamo finito Limbo e vediamo di riuscire a finire anche questo gioco entro la fine del mese. Cosa che credo, perché in teoria sono 4 potenziamenti da quello che ho visto e già sono a buon punto. A un sacco di ladies e gentlemen è piaciuto il primo episodio, quindi ho deciso che continuerò a portare avanti, se non settimanalmente, comunque, continuerò a portare avanti questo gioco. Andiamo avanti. Mamma mia, si vede proprio un sacco Madonna santa, si vede proprio un sacco che non registro. Non so che cazzo dire, non riesco a parlare. Perfetto. Posso diventare Flash. Fammi vedere la mappa. Da quello che ho capito è tipo Castlevania, perché vedi, ci sta il tunnel centrale per andare verso in alto. Che devo sbloccare, no? Fighissima sta cosa comunque. Sono morto. Guarda che figo. Lo so che mi ripeto, ma lo stile grafico di questo gioco mi piace da morire. Oh! No, perché? E dai! Cos'è? Ah, ma che figo! Questi sono mini cosi. Si chiamano mini magneti che attirano le luci verso di me. Questo gioco è veramente tanto. Comunque questi giochi con protagonisti silenti mi fanno veramente sentire male. E sono morto. La posso fare. Non ce la posso fare. Aia. No! Vero? Aspetta, ma sono tornato a un punto che conosco. Sì, qui ci stavo pure prima, hai capito dove sto? Che è, oh. Cosa succede? Oh, un po' di storia. C'erano degli uccellini che volavano felici su questo castello. Fino a che un... No. Tutti contenti. Arrivò Gianni, il trombettiere della palazzina. E se ne tornò indietro. Perché stavano arrivando i vichinghi. E Gianni squillò le trombe della vittoria. E allora arrivò Sergio, il re del posto, e disse: cazzo, sta arrivando gente! Mago Giovanni, vada, dimmi la staffa e andiamo a combattere la gente. E allora, vabbè, tutto quanto e iniziò la guerra fra i vichinghi e il re Mario. Re Mario alzò la staffa e disse: per l'orda! E iniziò a richiamare fulmini e i vichinghi se ne andarono. E allora arrivò il mago Giovanni e gli disse: ridammi la staffa, mo però. Grazie, la trasforma in corona e gliela mette al grande re Giovanni. Fine. Un altro teatro, altra storia. Vai. Dopo che il re Mario fu instaurato, il mago Giuseppe si avvicinò a lui e gli disse: no, e il re mago chiamò il mago Giuseppe e disse: dobbiamo invadere gli altri popoli dell'Europa con questo scettro, mago Giuseppe. Il mago Giuseppe disse: ma quello non l'ho fatto mica per andare a invadere la gente, può pure andarsene a fanculo,
e gli fece il dito medio. E allora Mago Giovanni gli andò vicino e gli disse: e allora la nostra alleanza è finita, vattene da qua. E dovete morire tutti quanti, io sono il re del mondo, con questa staffa io conquisterò l'universo e l'impero. E allora si crearono l'esercito del re Giuseppe, no, del re Mario, e l'esercito del mago Giuseppe. Il mago Giuseppe fece crescere questa grande imponente torre, mentre il re Mario andò a combattere contro tutta gente, tutti i popoli e tutte persone brutte, e conquistò a destra e a manca, mentre il mago Giuseppe continuò a costruire e costruire sempre di più, sempre più alta, tutte le torri dell'universo. Figo, figo, altra storia, figo. Mi devo rifare tutto, che palle. Vai. Grande Mario. No, non Mario, Mario era il mago e... era il re Mario, scusa. E... Francioschio, grande Francioschio. Ed è un bel posto alla fine, su. Ok, con le pozze diventiamo sempre più forti. Se io invece facessi semplicemente così. Ma insomma, quante cazzo è alto sto posto? E vabbè. Niente. Impassibile. Una caduta di 28 milioni di metri. Impassibile. Ci sta. Quindi, ladies and gentlemen, io direi finiamola qui. Visto che mi sono bloccato e non so più come andare avanti. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, condividete, fate tutto quello che volete nella vostra vita. Teslagrad è un gioco stupendo, lo state vedendo anche voi. Mi piace un sacco giocarlo, è puzzling, però non c'ho veramente testa adesso di continuare a giocare un puzzle. E se il video vi è piaciuto, bla 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 bla, io sono Alex Wex, ladies and gentlemen, ci vediamo alla prossima.